Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal Saverio Spinella di Melito Porto Salvo per riferirvi sul secondo tempo dell'incontro di calcio calcistica Spinella Reggio 2000. È sempre Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Risultato del primo tempo, calcistica Spinella 2 Reggio 2000-0. Autori dei gol, 28esimo Licortari, 32esimo Mili. Direttore di gara è il signor Marco Calabrò, nella sezione di Reggio Calabria. Le formazioni del primo tempo: calcistica Spinella, Manti, Nelo, Neri, Squillaci, Borruto, Sclapari, Serraino, Mili, Tuscano, Perla e Licordari. In panchina Falduto, Meduri, Marrari, Pangallo e Badalà. Allenatore, signor Vincenzo Labate. Reggio 2000, Sglo, Chirico, Cichello, Condò, Eugenio, Scopelliti, Barrega, Cariddi, Trumpio, Irto e Surace. In panchina Bolignano, a disposizione del mister Filippo Nucera. Intanto ci sono le prime sostituzioni nelle file del Reggio 2000. Sta per entrare in campo Bolignano col numero 14 sulla schiena, al posto di Eugenio. C'è un calcio piazzato per la formazione di casa, con questo lancio in profondità in direzione di Ricordari. Ricordari, non si chiude il triangolo. Pallone d'oro su un piatto d'argento con guanti e livrea offerto dalla poco attenta difesa, in questa circostanza Regina. Tiro di prima intenzione sbiellato, un tiro sbilenco effettuato da Perla che sbaglia mira e bersaglio. Vediamo qual è il tema del secondo tempo. Non può essere che quello del primo, e cioè calcistica Spinella, padrona del campo, e Reggio 2000 fa quel che può, quel che passa il convento, sebbene Manti non sia stato mai impegnato. Incredibile cosa ha fatto. Rete 3-0. E a questo punto possiamo dire che il risultato sia in cassaforte. Dovrebbe essere Mili l'autore del 3-0, doppietta per lui. 4-30. Nel secondo tempo
ha fatto tutto perla, si è bevuto tutta la difesa, 5-6 avversari se non di più, in un fazzoletto di terra. Un invito a nozze per Mili, che ha dovuto solo spingere in fondo al sacco il pallone del 3-0. 5 minuti nel secondo tempo, a Saverio Spinella di Mileto Portosalvo il risultato è nuovamente cambiato. Calcistica Spinella 3, Reggio 2000-0, doppietta di Mili e gol di Licordari. Gamba tesa di Tuscano sotto gli occhi dell'arbitro, che decreta un calcio piazzato a favore delle Furie Rosse, chiamiamole così. Sulla linea di battuta Capitan Condò con il suo interno destro cercava di mettere in movimento il nuovo entrato Bolignano, cerca di andarsene Tuscano, Integli scivolato recupera Cariddi, difesa che bada più a difendersi che a offendere. Mister Nugera ha fatto miracoli, più di questo. Per giocare al pallone deve trovare un avversario morbido, soffice, duttile e maleabile. E la calcistica Spinella invece non è proprio un avversario con cui si possa giocare a proprio piacimento. Elementi cardine di questa squadra sono, a parte Mili, autore di una doppietta, e lo stesso Licordari, ma soprattutto l'enfant prodige del calcio locale, quel perla che ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha seminato il panico nelle retrovie ospiti spesso e volentieri. E poi ci sono i vari Tuscano, Squillaci, Neri, tanto per fare dei nomi. Rimessa laterale per la formazione di casa, 8 minuti nel secondo tempo, 3-0, doppietta di Mili e gol di Licordari. Perla, golden boy del calcio meletese, giocatore dotato di scatto, velocità, potenza, senso delle geometrie, fiuto del gol. Finisce lungo e disteso, ma non c'è fallo. Mili, altro enfant terribile del calcio locale, autore di una doppietta. Perla, c'è un lancio per Tuscano e viene strattonato in mala maniera e c'è subito il cartellino giallo, il secondo,
ai danni di scopelliti, pardon, che con le buone o con le cattive ha afferrato al volo lo sgusciante toscano, gli ha fatto fare qualche giro, qualche giravolta, qualche girandola. E l'arbitro a quel punto non ha potuto fare altro che sventolare sotto il naso di Scopelliti il famigerato cartellino giallo. Da ultimo uomo ci poteva stare anche il rosso. Tutto sta nell'interpretazione delle famose regole nuove. Ci ha provato Toscano due volte, la prima sul calcio piazzato e la seconda su respinta nella difesa, ma il pallone è terminato abbondantemente alto sopra la porta difesa da Sgro. Tutto questo dopo 10 minuti e 50 secondi nel corso del secondo tempo a Saverio Spinella di Melito Portosalvo, dove sono di fronte Calcistica Spinella e Reggio 2000 nell'ambito del campionato provinciale categoria allievi Reggio Calabria. Perla, non si chiude il triangolo, in sottofondo le urla tarzanine da parte di mister Filippo Nucera, che cerca di dare mordente grinta alle sue Spitfire. Perla, perde palla. Fallo laterale. Scende Nelo per Perla, invoca la concessione di un calcio piazzato. Non è dello stesso avviso il direttore di gara, il signor Marco Calabro, che ordina un fallo laterale già battuto. Attenzione, è stato sbilanciato sotto gli occhi dell'arbitro, che evidentemente ha ritenuto influente lo spintone subito dall'attaccante di casa. Questo è il momento del pit stop, cambio delle gomme, sta per entrare in campo Meduri. Allora entra Meduri, esce Nelo, gomme da pioggia che vanno sostituite con le gomme da sole, quindi è il momento delle Goodyear, delle Bridgestone, delle Dunlop, delle Kleber. Urla, urla forte come Luciano Pavarotti alla Scala di Milano, se non Placido Domingo al Bolshoi di Mosca. Attenzione, tiro, la palla ha accarezzato la parte superiore della traversa, ha fatto proprio sciampo, friccione e capelli alla traversa.
c'è stato un intervento irregolare da parte di un giocatore che si è aiutato in tutti i modi possibili e immaginabili, cinturando, spingendo. L'arbitro ha fatto proseguire, poi ha estratto il secondo cartellino giallo, 1-2, e c'è quindi il rosso ai danni di Barreca, che era stato già ammonito. Quindi piove sul bagnato per la formazione di mister Filippo Nucera. L'arbitro non intende riprendere il gioco se non prima, se il giocatore è espulso, non abbandona il terreno di gioco. Il gioco riprende, intanto formazione ospite ridotta in 10. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file locali, sta per entrare in campo con il numero 16 Vadala. Momento delicato, 16 e 15 nella ripresa, 3-0 per la calcistica Spinella, ormai padrona del campo, anche perché qualche istante fa è stato espulso Barrega per somma di ammonizioni. La calcistica ha avuto la palla del 4-0. Non si chiude il triangolo di Perla per Toscano. Viene chiamato in causa il lontano Manti, non è riuscito a scaldare i guantoni Manti. Il portiere della squadra locale. C'è un fallo rilevato dall'arbitro. Intanto sta per entrare in campo una coppia di giocatori, si tratta di Bangallo e Vadala. Abbandona il terreno di gioco Neri, uno dei migliori del match. Esce anche Licordari. ...18:40 nella ripresa, 3-0... doppietta di Mili e gol di Licordari per la calcistica Spinella. La reazione degli ospiti non c'è stata, anche perché hanno incontrato una squadra perfetta, in una bella giocata di Perla, entra in area, palla sul sinistro, tiro, parata del portiere, porta sbandita, finisce a terra ma non c'è rigore. Toscano. Ha avuto ancora una palla gol la formazione di casa.
si accartoccia sul pallone, Sgro osserva il piazzamento dei compagni, muove di qualche passo, si libera del pallone cedendolo lateralmente a Chirico, si snoda il contropiede ospite, intervento arbitrale, calcio piazzato a fuori delle furie rosse, 20° della ripresa, 3-0 per la calcistica, calcio piazzato per il Reggio 2000. Ci ha battuto, ha recuperato il centrocampo locale. Questi è Meduri. Palla per Perla. Va a cross Perla, non ci sono problemi per il portiere, viene spinto. Sullo slancio per inerzia. L'arbitro opta per il calcio piazzato. E allora Sgro con il suo piattone destro cerca di mettere in movimento i compagni. Tutto quello che riesce a ottenere è un fallo laterale a favore ovviamente della calcistica Spinella. È ridotta in 10 la formazione ospite, è già decimata da una serie di contrattempi che si possono chiamare infortuni, indisponibilità, influenza e perfino qualche volta squalifica. A volo d'angelo ha tentato di deliziare la platea l'enfant prodigio del calcio meletese, cioè Perla, ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Ancora lui va al tiro, sfiora l'incrocio dei pali, fa quello che vuole, piedi buoni, testa che ragiona, calma olimpica. Un giocatorino, tra virgolette, davvero interessante. Un gioiello nello scrigno di Pasquale Macheda, il leggendario personaggio benemerito del calcio locale, da 25 anni nella calcistica Spinella. Un tesoro di Alibaba, apre di sesamo, 3-0, doppietta di Mili e gol di Ricordari. Si frappone un difensore che manda in palo laterale, già battuto. Duettano Borruto e Sclapari, questi è Marrari. C'è un lancio in profondità, attenzione, tiro, la palla sorvola
la base del montante alla destra del portiere e termina oltre la linea di fondo, ancora una grossa occasione per la formazione di casa che sta tentando di calare il poker qui sul terreno di gioco dello stadio comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. Siamo sulla costa ionica Regina, la cosiddetta riviera della Zagara. In balia delle onde la formazione ospite è ridotta in 10. E l'arbitro indica che si tratta di una semplice rimessa laterale già battuta. Arbitro che, come abbiamo detto, ha diretto in maniera impeccabile, non ha sbagliato nulla, ha applicato il regolamento, il tiro di Marrari che è terminato alto sopra la trasversale difesa da Sgro. 26 minuti nel corso della ripresa al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo e sempre 3-0, doppietta di Mili e gol di Ricordari. Intanto si accendono i riflettori sul Mauro Simone, altro nome dello stadio, intitolato però al presidente scomparso Saverio Spinella. Avete visto la caparbietà di Perla? Buono in copertura, migliore nella fase di raccordo, ottimo nelle conclusioni a rete. Giocatore completo. È andato in gol, ma la mano alzata dell'arbitro la dice tutta. Non si tratta nemmeno di gol annullato, in quanto l'arbitro aveva fischiato con largo anticipo rispetto al tiro che è carambolato alla base interna del palo e si è insaccato in rete. Toscano in becca Squillacci. Cross, tiro e si sgranocchia, un gol grande quanto una casa su preciso assist di Perla. Il nuovo entrato Badalà, solo davanti al portiere, ha saettato di prima intenzione ma sbaglia mira e bersaglio. Perla, esterno destro per il laterale a sostegno Squillaci, mette il pallone a terra, osserva il piazzamento dei compagni, subisce fallo, un calcione è il caso di dirlo, da parte di un difensore che sarebbe passibile di un cartellino giallo, ma l'arbitro non intende maramaldeggiare sulla rabberciata squadra ospite ridotta in 10 per l'espulsione di Barrega. E il solito vuoto di memoria dei giocatori che dimenticano di essere stati già ammoniti. Tiro da dimenticare. Buono per le partite di rugby. Qui siamo nel calcio, nel campionato di provinciale, categoria allievi di Reggio Calabria.
ricordiamo il risultato 3-0 quando siamo giunti al 30° minuto nel corso del secondo tempo, calcistica 3 Reggio 2000-0. Neri chiama in causa Borruto, ha chiamato in causa Amanti, si avventura in un dribbling, attenzione, si arrabbia di brutto mister Labate, vuole chiudere il match senza subire nemmeno una marcatura. Calcio d'angolo. E questa una delle rare proiezioni offensive da parte della formazione ospite. Resasi pericolosa solo su qualche distrazione fatale della pur attenta e granitica, se non dispotica, retroguardia locale. Rimessa laterale sempre per il Reggio 2000, che generosamente si proietta con tutti gli organici alla ricerca del gol della bandiera. Si rifugia ancora in pallo laterale la calcistica. Attenzione, è andato al tiro, si è visto l'unico tiro in tutta la partita, Capitan Condò con il suo sinistro ha tentato di sorprendere Manti, che finalmente ha spolverato i guantoni, si è scatapacciato in orizzontale sulla sua sinistra, ed è riuscito a salvare la porta. Perla, Meduri, vada là. Questi è Chirico, va al dribbling, viene chiamato in causa Irto, Capitan Condò, palla per il nuovo entrato Polignano, anticipato dalla difesa spinelliana. Ancora in avanti la formazione locale, è lungo il lancio di Perla, ovvero i riflessi e la lucidità non sono e non possono essere quelli del primo tempo. I giocatori hanno consumato parecchia birra di quella che avevano nelle gambe. Perla, cross sotto porta, porta sguarnita, dorme come un ghiro l'attaccante locale. Solo davanti al portiere non è riuscito a
spingere il pallone in fondo al sacco. Sarebbe stato il 4-0. 34esimo e 40 della ripresa. Sempre 3-0. Questi è Badalà. Chiama in causa il compagno di linea. Si chiude il triangolo. Ottiene una rimessa laterale all'altezza della tre quarti campo. Già battuta. Attenzione. Dribbling ubriacante. Tiro, rete. Una sciabolata in diagonale, il giusto sigillo per l'enfant prodigio del calcio locale Perla, e siamo sul 4-0. Cala il poker dunque la formazione di mister Vincenzo Labate, cara al presidente Giuseppe Badalà. L'arbitro ha concesso qualche frazione di recupero. C'è il tempo per il 4-1 o per il 5-0. Oppure per la conferma del risultato. Attenzione. E questa volta Perla è stato anticipato di misura. Svanisce la possibilità di fiondare a rete, si era presentato in area. Calcio d'angolo, potrebbe essere l'ultima occasione per la calcistica Spinella, siamo in fase di recupero, zona Cesarini, Spinella 4, Reggio 2000, doppietta di Mili e gol di Licordari e Perla. L'arbitro controlla il cronometro, grappoli di uomini in aria, praticamente 20 giocatori nella metà campo avversaria, nell'area della Reggio 2000, sta per partire il traversone, ecco lo spiovente, c'è un intervento giudicato falloso da parte di un giocatore locale. Punizione già battuta. E Reggio 2000 che si spinge generosamente in avanti alla ricerca del gol della bandiera. Sbaglia tutto, non ci sono problemi per l'uomo ragno Manti, sistema il pallone sul vertice destro dell'area piccola, si accinge al rinvio. Si attende ormai soltanto il fischio di chiusura da parte dell'arbitro. Mili, tiro di Mili. È stato un
un pallonetto che non ha tratto in inganno Sgro, che si è coordinato perfettamente ed è riuscito a prendere l'ascensore e a salvare la sua porta. E proprio in questo momento l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Al Saverio Spinella di merito Portosalvo, calcistica Spinella batte il Reggio 2004-0. 28esimo del primo tempo Licordari, 32esimo Mili, nella ripresa al quarto Mili e al 34esimo Perla ha diretto il signor Marco Calabro di Reggio Calabria. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Anno nuovo, vita vecchia, la calcistica Spinella continua a vincere. Giuseppe Padalano. Sì, intanto tanti auguri a tutti per l'inizio dell'anno, speriamo sia un anno, voglio dire, felice per tutti, che ci sia lavoro soprattutto per tutti gli abitanti di Melito e che sia un anno di gioia, speriamo, che non da cattive notizie ma sempre da belle notizie. La calcistica ha iniziato in sordina, ieri, partiamo da ieri perché i giovanissimi hanno giocato contro la Regina, sono usciti vittoriosi, hanno vinto 3-1. E dominando una partita, hanno lottato, hanno giocato bene su tutti, diciamo, in ogni parte del campo, e oggi si sono ripetuti gli allievi giocando contro il Reggio 2000 e la partita voi l'avete vista, voi l'abbiamo avuta sempre in mano noi, e finita 4-0, però con belle giocate, poi una partita leale, due squadre che si rispettano, hanno dato il loro contributo agli spettatori che c'erano, che sono venuti a vedersi questa bella partita di calcio. Ecco, per i programmi per il futuro. I programmi, noi lo sapete, abbiamo questa affiliazione con il Parma, adesso in primavera dobbiamo salire con tutte le categorie e dovremmo fare pure qualche raduno insieme a loro. Loro sono già venuti due volte quest'anno, sono venuti a ottobre per la festa di Natale, adesso ritorneranno a febbraio. Abbiamo ragazzi, dobbiamo mandarli lassù che devono fare degli stage, già sono stati visionati da loro e quindi parecchi di loro li manderemo una settimana, non so se sarà a giugno o luglio, poi dobbiamo concordare con i genitori e con gli addetti ai lavori del Parma. Quindi il settore giovanile con le varie categorie e in più la terza categoria. Sì, noi quest'anno abbiamo voluto fare questa esperienza nuova di dare l'opportunità a tutti i ragazzi che escono dalla calcistica di avere un punto di ritrovo e farsi la categoria che è la loro categoria, nella speranza che poi negli anni futuri si può mirare anche a salire di livello, perché mi pare che le prospettive ci sono. Noi l'unico problema che abbiamo è che tutti i calciatori, voglio dire, di livello, che ce li prendono dappertutto, perché tutti si rivolgono alla calcistica a partire dall'ambiente calabrese e nelle altre regioni. Abbiamo diversi giocatori affezionati anche da squadre di eccellenza della zona, compresa pure la Regina, poi del e tanti altri, che penso che il prossimo anno diversi di loro partiranno, perché è giusto che sia così, perché noi impariamo a giocare, gli diamo l'opportunità di andare in un calcio, voglio dire, di categoria superiore, che è quello che ogni ragazzino, da quando voglio dire i primi calci in un campo di calcio, sogna, ed è giusto che i sogni si realizzino. Una società partita quasi un quarto di secolo fa, con la buonanima di Nicola Liguori, che ricordiamo con tanta nostalgia, proseguita da Saverio Spinella, infine si è preso carico Giuseppe Padalà. Sì, diciamo che sono stato scelto dai dirigenti che hanno seguito, prima di me c'era Saverio Pansera, è giusto citarlo, ha dato 13 anni di suo contributo alla calcistica Spinella, poi Saverio insieme agli altri hanno deciso di puntare su di me, voglio dire, come per fare il presidente di questa società, che io ritengo che è la società di tutti i dirigenti, non solo del presidente, che qua ognuno ha il suo ruolo che è importante e tutti hanno il diritto, voglio dire la loro, e di essere costruttivi all'interno della società. Da quasi 25 anni in questa società. Sì, buonasera a tutti e grazie, tanti auguri intanto per il nuovo anno, di salute prima di tutto, di serenità. Niente, oggi abbiamo giocato, voglio dire, una partita con classifica, perché fa classifica questa partita, con una squadra un po', voglio dire,
rimaneggiata perché mancavano quattro titolari per un motivo o per un altro, raffreddori e via dicendo. È stata una bella partita. Insomma, voi non so come l'avete vista. Una società a cui attingono diverse squadre per avere i campioncini, gli enfant prodigi, i golden boy. Sì, sì. Oggi c'è stato qualcuno che credo che abbia preso degli appunti, poi vedremo comunque di tutto perché valuteremo. Comunque noi tutto quello che facciamo facciamo solo per il bene dei ragazzi, perché quello che poi alla fine è quello che conta. Le famiglie sono contente e presenziano anche alle partite infrasettimanali. Sì, e ci regalano anche i dolci fatti in casa, ce li mandano, noi voglio dire, li vediamo sempre in modo particolare. E per quanto riguarda la terza categoria, ancora la squadra è, diciamo, nella possibilità di agguantare la griglia dei play-off. Sì, la partita per i play-off sarà giocata qui a Merito giorno 15, domenica 15, contro l'Audax Lavagnese. Per la partita dirà se faremo parte della griglia oppure giocheremo per la gloria. Noi abbiamo avuto degli innesti, abbiamo avuto due innesti, quindi ci siamo rinforzati un pochino. Rientra a fare parte della rosa un ragazzo del 2001 che ha compiuto gli anni e vedremo, voglio dire, noi ce la giocheremo, voglio dire. Poi come si sa noi abbiamo una squadra piena di ragazzi del 2000. Per noi quello che è importante è far maturare i ragazzi, svezzarli agonisticamente, perché questa categoria permette lo svezzamento e diciamo pure la possibilità ai ragazzi di andare a confrontarsi con gente più forte, più fisicamente, più imponente. Con l'appetibile finestra del Parma. Sì, dobbiamo andare a Parma perché ci hanno previsto che la nostra visita lì per un torneo con tutte le categorie, i mister devono andare a Parma a fare l'aggiornamento, io non so, io probabilmente non andrò per essere precisi perché devono andare i giovani, è tempo di far lavorare i giovani. Grazie. Ringraziamo il signor Maghera e gli facciamo i migliori auguri. Grazie a voi. Gatto dalle sette vite, mister Filippo Nucetti. Lo può dire benissimo un gatto delle sette vite, sì. Sono felicissimo di essere tornato a Melito, che è veramente una piazza straordinaria calcisticamente. Io ho sempre ottimi ricordi di questo impianto sportivo e soprattutto della benevolenza che mi portano i dirigenti della società dello Spinella. Ringrazio veramente tutti loro e do intanto un buon inizio di stagione, di buon anno e di buona stagione agonistica. La partita si sapeva, era una partita molto tosta, difficile. Questa è una delle migliori formazioni, anzi direi la migliore formazione che oggi è nel nostro settore giovanile. Questi allievi veramente sono ottimi. Questi allievi dello Spinella sono veramente dei ragazzi che hanno una marcia in più e infatti il risultato ha dato ampiamente ragione. Comunque sono molto contento anche della prestazione dei miei ragazzi perché veramente hanno buttato l'anima in campo. E sono? Giuseppe. Ragazzi che oggi hanno dimostrato la loro professionalità accettando e anche cercando di contenere la squadra avversaria. Ci sono riusciti? No, forse no, potevano fare meglio perché io sono molto esigente sui miei ragazzi, ma sono e conosco bene le loro possibilità. So che possono fare molto molto di più considerando anche che sono tutti 2001 e quindi la squadra ha ampi margini di crescita. Però sono contento della loro prestazione. Quest'oggi veramente non ho nulla da amputare ai ragazzi, sono stati veramente in gamba. Appiedata da varie circostanze che si possono chiamare infortuni, indisponibilità, squalifiche. No, direi soprattutto infortuni e qualche indisponibilità dovuta purtroppo a queste
periodo natalizio, per quanto riguarda la mancanza di qualche giocatore, perché è dovuto salire fuori Calabria per andare a trovare qualche parente suo ristretto. E poi abbiamo questa maledetta o stramaledetta influenza, questo virus intestinale che addirittura ha colpito il mio giocatore non appena entrato in campo, quindi anziché giocare in 11 abbiamo fatto in 10, poi subito dopo l'espulsione abbiamo dovuto fare 40-38 minuti purtroppo in 9 uomini, e questo è stato un altro handicap che ha favorito leggermente la squadra dello Spinella, senza, ripeto, nulla togliere alla formazione avversaria, che veramente è stata molto molto brava. Comunque il Reggio 2000 ha fatto la sua partita, ha tentato generosamente di portare l'offensiva, il portiere è stato impegnato in almeno due grandi parate. Direi anche più di due parate, è stato molto bravo il nostro portiere, ma questo va a vanto anche della squadra, che non ha permesso alle punte avversarie di battere più volte a porta sicura, quindi dovevo dare atto a tutti i giocatori che erano in campo della loro veramente pienezza professionale, dell'attaccamento al Reggio 2000, e sono contentissimo, ma il portiere, bisogna dirlo, ha fatto delle strepitose parate. Con quegli attaccanti che si ritrova allo Spinella c'era poco da fare. Quattro gol purtroppo ci stanno tutti, c'è poco da discutere, grazie. Ringraziamo mister Nucera. Grazie a voi. Ti facciamo un in bocca al lupo anche a Giuseppe, Giovanni, Giuseppe. Grazie. Largo ai giovani, non soltanto calciatori ma anche allenatori. C'è l'Abate. No, ancora non mi ritengo un allenatore, diciamo che sono più un istruttore che un allenatore. Comunque riguardo la partita vorrei essere soddisfatto, ma non lo sono appieno, perché ci sono stati molti errori soprattutto sotto porta e soprattutto un po' di egoismo che ancora dobbiamo cercare di togliere. Comunque una partita discesa nel secondo tempo. Sì, il secondo tempo poi loro sono rimasti anche in 10, quindi è stata un po' agevolata anche per questo. Però i ragazzi giocano e soprattutto sanno giocare, però alcune volte, come ho detto prima, un po' di egoismo dovrebbe essere un pochettino più generosi. Un modulo tattico 4-3-1-2 che ha dato 4 gol, altri potevano arrivare. Sì, il modulo è un 4-3-1-2, però Licordari non è proprio un centrocampista, è una punta, quindi era un 4-3-3 quando avevamo palla, invece in fase di non possesso era un 4-3-1-2 dove lui prendeva palla tra le linee, dove dava molto fastidio. È stato anche bravo a fare un gol come sa fare lui di rapina. Uno strepitoso Perla che ha seminato il panico spesso e volentieri nelle retrovie ospiti e che ha fatto vedere anche delle egregie cose questo Golden Boy. Ma Antonio ormai lo conoscono tutti, diciamo, e vuole strafare, diciamo, perché se facesse le cose con un pochettino più di calma, secondo me farebbe ancora di più la differenza. È uno che corre per 90 minuti e non si ferma mai. Se sapesse riservare un po' le energie sarebbe devastante. Senza nulla togliere al granatiere Mili. Sì, anche Giancarlo. Giancarlo quest'anno sta facendo veramente bene, anche in terza, sta giocando in terza con continuità e si inserisce benissimo, devo dire, senza palla è uno di quelli che fa la differenza. Poi ci sono i Nelo, Neri, Marrari. Sì, ma tutti qua. Squillaci. Qui tutti dicono la loro, una bella squadra, anche chi non gioca dall'inizio dà sempre il massimo e non posso dire niente, ragazzi. C'è spazio per tutti. Spazio per tutti.